ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Alfa Zaffiro Randomizer Nuzlocke, la cure limitate, che poi di cure non ne sto usando neanche una in palestra, tant'è che ci ho perso un Pokémon. Ok, anche l'avessi curato perché era a vita piena, è morto di brutto, quindi è niente. Però siamo due perdite di Pokémon, il che va comunque bene. E amici, Butterfree. Chi è Butterfree? L'avete visto dall'inizio video, no? L'evoluzione di Spritzy. È diventato un Butterfree. Ma volete sapere qual è la verità? In realtà non doveva essere un Butterfree, doveva essere un Crustle. E voi direte, che c'entra Crustle e Butterfree? Che vuol dire? Voglio dire che, siccome io devo fare gli scambi tramite Nintendo 3DS, devo mettere il salvataggio su Nintendo 3DS per fare gli scambi. Ho due giochi moddati. Sarebbe la ROM, che però ho estratto io personalmente, e ci ha messo un quarto d'ora più o meno per estrarla, il 3DS. Insomma, alla fine dei conti, mi passo il Pokémon ed è Crustle. Dico, ah vabbè, è un Crustle, niente male. Vado a rimettere salvataggio, non mi legge la microSD. La microSD è illeggibile sia dal 3DS sia dal computer, quindi ho dovuto formattarla, rifare tutta quanta la mod di Luma, quindi rimettere un'altra volta la sia del gioco, che mi sono sempre dampato io, lo ripeto comunque per sicurezza, e ho rifatto il passaggio ed è uscito Butterfree. Quindi, perdere mezz'ora a dirvi che potevo avere Crustle invece che Butterfree e non ho curato i Pokémon, così, tanto per fare conversazione, mi piace parlare di quello che va male con i giochi. Ma comunque oggi bisogna affrontare ancora una volta il Team Hydro. Sarà un episodio dove affronterò solo il Team Hydro, non farò altro perché bisogna fare Monte Pira e poi affrontarli anche nel loro rifugio. E che seccatura, però di mezzo ci sono sempre i Pokémon randomizzati e c'è la Nuzlocke, quindi se qualcosa può andare storto va storto, speriamo che non succeda però. Oh, qua inizia a piovere ora, vero? Eccola qua la pioggia. Woohoo! Giochiamo in mezzo alle pozzanghere, vai impennato nelle pozzanghere, let's go! Ah, ma questo è un altro percorso però. Eh sì! Nell'anime, quando Ash dice Pokéball, vai, gotta catch em all, in genere li cattura, quindi... Dai, può essere? Funziona? Da oggi in poi lo dirò sempre. Oddio, attenzione! E la gang? Ragazzi, abbiamo le tende, Monte Pira, arriviamo. Sì, è sempre quello che c'ha questa voce un po' particolare che fa Ha problemi, poverino. Ah, però, la zona safari è un buon punto per catturare Pokémon durante una Nuzlocke. Ah, posso entrare senza pagare? Vabbè, primo che incontro, vediamo se è buono. Ma perché? Signora, questo Pokémon mi sa che è rotto, non si muove. Si evolve al 34, si evolve Boldore al 34, che strano, pensavo tipo Golem. In genere, perché la quinta gen più o meno è un richiamo alla prima, quindi pensavo i livelli fossero gli stessi. No, 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 no. Non è possibile. Non è vero. Se voi guardate l'immagine del mio profilo, c'è la faccia di un Charizard. Metto Butterfree davanti, voglio vedere che succede. Signora, salve. Buongiorno anche a lei. Se Raichu ha un attacco elettrico, ci saluta. Ah, oh, bomba c'ho. Ci saluta Butterfree. Mazzo legno e... Ok, vediamo un po' che succede. Va bene. Ci sta che non vada... Ma la vacca. Oh. Che schifios. Oh, oh, oh. Devi stare buono, Raichu. Devi stare buonissimo. E il Raichu ci saluta. Allora, in realtà Scrafty devo liberarlo. Non devo fare la cattura. Levo un attimo due Pokémon per vedere i fossili, che cosa diventano. E poi vediamo che cosa fare. Eccolo qui, lo scienziato dei fossili. Fossili lunghi, vediamo che roba esce fuori, dai. Wachog. Ah, carino.
Anche Helix Fossile, il Salvatore, Helix, Gumi. Ah, che peccato. Peccato per Gumi perché sarebbe stato davvero bello vedere in cosa poteva evolvere. Però fa così, è una Nuzlocke. Oh via, si va al Monte Pira. Eccoci qua. Ah, guarda come te lo fanno vedere tutto quanto bene. Ah, hanno rimosso gli allenatori qui fuori. Mica ricordavo che l'avessero tolti. O forse... ah no, ecco. Era troppo bello per essere vero. Oh, ora lasciate che gli adulti chiacchierino. Prende la blu, dice certamente, devo controllare Kyogre. Che prendo la rossa, che so, scemo. Guarda poi quei bei graffiti ancora qui, tutti quanti raffigurati. Ma non si vergogna questo a giocare con dei bambini? Ci avrà 40 anni per gamba? Non lo so. Poi dice, oh, lo affronto con Pokémon forti. No, Pokémon deboli. Perché sono di tipo avvantaggiato. Vedi? Te l'ho detto. È durata 30 secondi sta lotta? Quanto è durata? Voi che mi raccontate? Che le sfere non devono essere separate. Sì, immaginavo. Se stanno qua su, lontano da occhi indiscreti. Devo prendere la gemma rossa. Ma perché? Potere. Erano diretti a Porto Selcepoli, Li raggiungerò con volo. Brava, brava, mi sentite? Questo è un messaggio per il Capitano Remo. Il Team Hydro prenderà il controllo del suo sottomarino. Lei avrà il grande onore di collaborare al nostro piano di riportare il mondo al suo stato primordiale. Beh, sì, era un po'... così, no? Non c'era enfasi, non c'era sentimento. Erano loro due, i farabutti che volevano rubare la merce Devon, sì. Ma non c'era da quel tempo, c'era solo... c'erano le reclute e il Tato qui, Ivan. Vado andare all'antro abissale con la sfera blu per resuscitare il Pokémon leggendario. Bene, la base del Team Hydro dovrebbe essere da ste parti qua. Il covo segreto. È naturale che lo costruiscano sul mare. Non è proprio di facile accesso. Guarda che bello. Che carino. Hanno arredato bene. Proprio per sentirsi a casa. Allora vediamo un po', iniziamo un po' ad esplorare, va. Proverò a prendere la Master Ball, anche se non so se è stata randomizzata, ma credo di sì. Oh, guarda qui che succede, ehi. Ma cos'è questa? Una tuta protettiva che sembra in grado di sopportare condizioni estreme, bella. E qui ci si allenava probabilmente Alan. Sì, vabbè, c'è il sacco da box, guarda qua. 5.000 pugni al giorno. Madonna. Allora, siamo nella stanza più importante. Elettritore. Master Ball. La Master Ball è rimasta uguale. E questi qua sono Voltorb o Electrod, giusto? Però no, è randomizzato. Quindi chi capita? Shuppet, no. E mo c'è il divertimento vero e proprio. Allora, siamo al molo. Siamo all'attracco. Possiamo vedere come hanno modificato il sottomarino ed è molto carino, molto molto bello. Però qua ci stanno sti 5 guastafeste. Ridi, ma guarda chi si rivede, non vi conosco. È la prima volta che ci vediamo. Fatti ci vogliono, non parole, fatti, non pugnette. Fatti, non pugnette, va là, va là che... Questa non la conosce nessuno sta reference, ma sappiate che era abbastanza divertente 20 anni fa. Un attimo solo, cambio, no? Perché ho paura. Sono da solo? È come un'orda, quindi. Ah, ma sono a livello 18? E beh, allora. Surf e tanti cari saluti a tutti. Why? No! La quadra kill, ma non la penta, perché ha vigore del catti del cavolo! Del catti, mi hai derubato della penta kill! Volevo mandarla KO con le mie mani. Ma sarebbe violenza sugli animali in quel caso. I tuoi Pokémon non sono propriamente animali, ma comunque. Non siamo riusciti a vincere in 5 contro 1. Non avrà mica barato. Oh! Piano con le parole. Oh, Alan, voglio dire. Sto qua un attimo solo, vado a fare un giretto più. Mi devi lasciar fare quello che voglio. Voglio andare di là a vedere cosa c'è. Beh, è una bella modifica comunque. Ah, c'è un trapano. Ah, pensavo fosse tipo un becco.
Sì, ho capito, vuoi lottare quattro volte, mi dici che vuoi combattere, però ancora non inizia. Vedi, lui è quello che faceva col sacco da box 5.000 pugni al giorno. C'ha quelle manone proprio grazie a quel fatto che si allenava. In realtà penso facesse full body workout, perché sennò non diventava così grosso. Ma comunque non ha importanza, perché andrà KO con un attimo. Combia fuoco ardore! Bellissimo! Bellissimo! Tono pugno. Ma dove si fa che tu sei un po'... E lo sbigot funziona! Ok, è super efficace. E con B se ne va a K con un attacco solo? Sì, bene. Allora, se fa ancora tono pugno, lo reggo. Ma se fa brutto colpo, mi arrabbio moltissimo. Fa la tua mossa, Wobba Fett. Bene. Azzo legno e incrofiamma. Così è sicuro che lo mando KO. Dici, perché rischiare? Le cure puoi usarle? Non le voglio usare. Preferisco usarne il meno possibile. Potevo scegliere di fare la run senza cure totalmente, ma non sono pronto. Potrei farla sulla prima gen, lì so praticamente tutti quanti i Pokémon che hanno gli allenatori. Certo, però se fosse una randomizer dici sai, più difficile. Però potrei farlo, dai. È tutto nelle mie mani, sì. Già. Mentre stavamo lottando, Ivan ha terminato i preparativi. Il mio unico desiderio è... che Ivan riesca a portare a termine il suo progetto. È tutto ciò che voglio. Ivan è tutto per me, darei anche la vita per lui. È un problema tuo. Sì, all'altro abissale realizzerete il nuovo mondo. Va bene. Ora posso andare? Grazie. Che cosa abbiamo qui? Una pedana special! Che ci porta all'entrata. Ah, io ero pronto a rifarmi la strada all'incontrario. Però almeno possiamo ammirare questo bellissimo standard. E ci fermiamo qui, amici, per oggi. Per questo video è tutto. Nel prossimo, settima palestra e antro abissale. E vedremo che cosa c'è in riservo per noi. Cosa diventerà quel Kyogre. Ma quello lo vedremo nel video 9. Questo è il settimo. Quindi l'ottavo sarà la palestra e antro abissale. E poi il nono, palestra di Ceneride e anche il Pokémon leggendario. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link ai miei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!